La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Che dice? Siamo in guerra, dice. Soltanto una grande storia d'amore, quella appunto tra Sergio Valenti e Claudia Castelli, ma anche uno spaccato della società del nostro paese, insomma i cambiamenti del nostro paese. Partiamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione, il boom economico, la rivoluzione diciamo culturale avvenuta appunto nel 68 e poi gli anni difficili, gli anni di piombo, il terrorismo. Sergio Valenti è un industriale del nord, è sposato ed è diviso in due settori stagni completamente separati. Una è la vita sentimentale, dove è un uomo insicuro, ha un rapporto con la moglie, interpretato da Anna Valle, pieno di conflitti, ma anche di grande passione, di amore sincero, è un uomo sincero. E invece sul lavoro e tira fuori le unghie ed è un uomo che dimostra in continuazione di avere grandissime capacità ed è un imprenditore in qualche maniera anche moderno. I fucili in mano ce li avete voi? Sto prendendo dei contatti con un grosso industriale, Mattei, che sta facendo delle ricerche per trovare un nuovo gas sotterraneo e portarlo direttamente nelle case. Cos'è? Un sogno ad occhi aperti? Trovare energia a prezzi minori per la fabbrica significherebbe abbattere i costi di produzione. Scioperi a scacchiera! Il terzo capo squadra picchiato in una settimana! Ma dove vogliamo arrivare? Fin dove è necessario, Valenti. Ci si siedo lei qua! Claudia vuole trovare la sua via, la sua vita, la sua storia, indipendentemente dal fatto che è sposata e che ha una bambina. Si può rappresentare come un anello di congiunzione tra la vecchia generazione della donna degli anni 40-45, che si occupava della casa, della famiglia, dei bambini, e invece la donna moderna degli anni fine 60 e inizi 70. Il rapporto con la moglie, Claudia Castelli, è un rapporto travagliato ma sincero, sia da parte mia che da parte sua. Lei è reduce da una storia sentimentale precedente ed è una storia che porterà dei problemi, perché il personaggio di Gianni Casiraghi, interpretato da Paolo Seganti, è sicuramente un personaggio che irrompe frequentemente nel rapporto dei due e che porta distruzione quando può. Sono tornato a prendermi quello che mi spetta. Mamma, lasciami! Emma! Hai rivisto Gianni, vero? Anche se fosse non ti riguarda. Sì che mi riguarda se mia moglie mi tradisce. Non c'è faccio la mia famiglia, Casiraghi. Mi vuoi ammazzare adesso? No. La stagione del cuore è anche in realtà la storia dei sentimenti familiari. Felice, non rovinata. Le storie d'amore sono non solo di Claudia verso i suoi fidanzati, tra virgolette, ma anche verso il padre, con cui ha un rapporto assolutamente conflittuale. Non voglio mai più sentire queste sciocchezze, Claudia. E neanche il nome di quel ragazzo. Adesso ritirati in camera tua. E restaci fino a quando non avrò deciso come sistemare questa faccenda. Rapporto conflittuale che si travaserà nel rapporto con la figlia, quando poi lei a sua volta diventerà mamma, che lei per tutto un periodo di tempo rifiuterà in qualche modo. A un certo punto succederà addirittura una cosa grave nel racconto,
per cui Claudia si troverà completamente divisa da sua figlia per 5-6 anni. È questo che pensi di me? Oh no, peggio. Non è semplice avere una madre come Claudia, perché è una madre molto bella, una madre sempre comunque perfetta, agli occhi di Emma, sempre molto desiderata dagli uomini. Lei invece si sente spesso insicura, ha dei problemi con il proprio corpo, anche ad accettarsi. Quindi avere una madre con una personalità molto forte e non è sempre semplice per lei. È andata a fanculo. Gli avvenimenti storici influenzano pesantemente la vita dei nostri protagonisti. Succede di tutto. I due personaggi si prendono e si lasciano svariate volte in tutto il corso delle 12 puntate. Ci sono omicidi, c'è un processo, scioperi, manifestazioni, ci sono delle cose drammaticissime. Il rapporto con il padre è spesso conflittuale, però è anche un rapporto di grande amore. Lui è un padre molto severo, molto rigido, le sta molto addosso. Fuori, fuori, immediatamente di casa mia, se non vuoi che ti prendo, aspetta. Nella vita faccio quello che vuoi. Tu sei impazzita. È la più grande produzione Mediaset di questa stagione. Insomma, io mi auguro che le stagioni del cuore faccia breccia anche nei vostri cuori. Okay.